Lo studio Palemerica ha preso in considerazione un nutraceutico a base di berberina, Cynara ascolimus, polifenoli, fitosteroli e Fenum graecum, cioè trigonella, e ha voluto valutare nel sinergismo la possibile riduzione del LDL colesterolo e dei trigliceridi e anche della glicemia e dell'insulinemia. Sono stati arruolati 36 pazienti, divisi in due gruppi, 18 pazienti assumevano una capsula dopo cena e 18 pazienti assumevano due capsule dopo cena. I pazienti dovevano avere un LDL colesterolo tra 115 e 190, e avere un valore di glicemia tra 100 e 125. Poi dovevano avere trigliceridi maggiori di 100, uguali a 150 mg dl e una circonferenza vita diversa tra uomo e donna 88-102 cm e una pressione arteriosa inferiore a 140-90 o in trattamento. Questi erano i criteri di inclusione. Bene, i pazienti dopo una prima fase di screening in cui abbiamo dato dieta controllata e fatta attività fisica per 4 settimane, sono stati poi dopo arruolati ad assumere appunto un braccio una capsula e un braccio due capsule, e sono stati fatti dei prelievi ematochimici per valutare non soltanto i parametri dello studio, ma anche parametri di sicurezza, quali creatinemia per la funzionalità renale, quali transaminasi per la funzionalità epatica, quali CPK per la funzionalità muscolare. A onor del vero è stato poi calcolato anche l'indice OMA, l'indice insulinosensibilità, e è stato poi valutato anche l'acido urico. Quindi il paziente aveva lo screening, 4 settimane di dieta e terapia fisica, attività fisica, dopodiché hanno iniziato a assumere queste compresse nei due bracci. Primo mese, poi prelievo ancora al secondo mese e prelievo e fase conclusiva al terzo mese. Bene, che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che una capsula o due capsule davano una riduzione del colesterolo totale, dell'LDL colesterolo, dei trigliceridi, ma anche della glicemia, della insulinemia, un miglioramento dell'indice OMA. E non vi sono stati eventi avversi nei 3 mesi, sia per quanto riguardava il rene, il muscolo o il fegato. La riduzione dell'LDL colesterolo è stata in maniera importante, vicina al 25% con due capsule a 3 mesi. E questo è un fatto molto, molto interessante, perché il sinergismo è stato molto importante tra i vari componenti e difficilmente si riesce a vedere questo con un nutraceutico. Lo studio aggiunge e ci dice che il sinergismo, diciamo, di alcune sostanze può essere fondamentale nel migliorare il compenso metabolico, in questo caso sul profilo lipidico, ma anche, abbiamo visto, per alcune componenti, anche sul metabolismo dei carboidrati. Andando in maniera più approfondita, possiamo dire che berberina e i fitosteroli hanno avuto un'importante azione sul metabolismo lipidico, mentre i polifenoli, la Fenum graecum e anche Cynara ascolimus hanno dato invece una, e la berberina ha dato una buona azione anche sul metabolismo dei carboidrati. Quindi è difficile poter avere un nutraceutico in un'unica capsula o due capsule che abbia tutte queste componenti che migliorino non soltanto il metabolismo lipidico, ma anche quello glucidico. Quindi è chiaro che in prevenzione primaria è appetibile, voglio dire, questo tipo di approccio, tenendo presente che dieta e attività fisica devono essere sempre presenti, ma l'aggiunta di questo può effettivamente dare un miglioramento, un allontanamento di quello che può essere poi un domani eventualmente il trattamento con terapia farmacologica.